In una recente intervista, il noto conduttore Amadeus ha raccontato di essere affetto da ipocondria dovuto a un dramma vissuto da bambino. Infatti, quando aveva solamente 7 anni, Amadeus fu ricoverato a lungo in ospedale a causa di una malattia chiamata nefrite, ovvero una seria infiammazione a carico del rene. Intervistato al settimanale Oggi, Amadeus ha quindi raccontato la sua battaglia con la nefrite spiegando: fu un momento molto difficile che probabilmente non ho mai superato. Certi traumi ti restano addosso. Oggi le malattie mi terrorizzano. Proprio per questo motivo il conduttore ancora oggi segue una dieta rigidissima, visto che è costretto ad assumere farmaci per il resto della sua vita. A causa della nefrite il conduttore ha svelato di non mangiare cibi con il sale, ma soprattutto non consuma carne rossa da 15 anni. La moglie Giovanna Civitillo, in merito alla condizione del marito, ha poi rivelato: ogni tanto io e mio figlio, quando il padre non c'è, ci concediamo delle serate schifezze, patatine, salse, chi più ne ha più ne metta.